Bentornati a Bussolengo, amici del softball. Sta per iniziare gara 2 delle finali scudetto tra MKF Bollate e Specchio sul Bussolengo. Ricordiamo che Bollate ha vinto gara 1 per 9-1. E inizia in questo momento col primo lancio di Sierra Highland in pedana per il Bussolengo. Gara 2 delle finali. È interessante, sarà vedere proprio lo scontro in pedana tra Highland e Cecchetti. Ci sono stati alcuni cambi nelle formazioni, li vedremo poi man mano nel dettaglio. Intanto vediamo la lead off del Bollate, che è sempre Amanda Fama, che ha preso due strike e va in foul ball il terzo lancio. Conto un ball e due strike. Bussolengo si presenta in difesa con alcuni cambi, soprattutto in campo esterno. È stata inserita Elisa Princic e Silvia Refrontolotto. Va in foul intanto. Poi vedremo anche Susanna Soldi in prima base, mentre la Myers è andata in seconda. Invariata la parte sinistra del diamante con Gasparotto interbase e Long in terza. Un ball e due strike. Un ball e due strike, intanto il conto su Amanda Fama. E vediamo, questa partita sicuramente sarà più stretta dal punto di vista del punteggio. Tanto batte Amanda Fama un pop alto, raccoglie al volo e va eliminata al volo da Laura Vigna. Primo out. Un out. Nessun corridore. Lara Cecchetti. Lara Cecchetti che ha battuto in stagione 262. Ricordiamo anche che Bussolengo ha riportato, la lanciatrice americana Morgan Mello ha riportato un infortunio per cui non può essere in campo oggi. Probabilmente un infortunio abbastanza grave, perché si parla anche del prossimo weekend. Comunque, pedana comunque affidata a Sierra Highland, vediamo comunque un lanciatore di ottimo curriculum e ottimi numeri. Vediamo oggi come si comporterà. Tenta un ban spinto. Un bone, in cui è Cecchetti nel box. Veramente abile Lara Cecchetti. Ecco inquadrata Susanna Soldi, che in gara 1 non ha giocato. Giudicato ball. Questo era molto vicino all'area. Due ball, due strike. Suscitato un po' di proteste questa chiamata. E comunque è uno swing a vuoto ed è strike out. Esce dai pasticci Sierra Highland con questo lancio. Rivediamo. Bussolengo sembra non aver risentito della sconfitta della prima partita, le vedo belle cariche in campo, per cui già dimenticata la prima partita. Intanto Chelsea Goodacre nel box di battuta prende il primo strike. Eccola in posizione Goodacre. 1-1. Un ball, uno strike. Ecco ancora Goodacre, tocca in foul. Un ball, uno strike. Quasi aspettasse il cambio di velocità. Un ball, due strike. Ecco inquadrato intanto Craig Montvidas, il manager americano del Bussolengo.
gira vuoto Gudaker ed è un altro strike out. Un'ottima partenza per il pitcher del Bussolengo. Vogliono dirla loro le padrone di casa. Vedremo questo primo attacco contro Greta Cicchetti se riproporrà un'altra delle sue grandi prestazioni. Intanto andiamo a vedere il line-up del Bussolengo. Le prime tre sono Gasparotto, Vigna e Myers, seguite da Longhi, Highland, che giocherà anche nel box in questa partita, e Bortolomai. Turno basso con Refrontolotto, Soldi e Princic. Volate schiera Juarez in terza base, cosa che non aveva potuto fare nel primo incontro per la regola delle massimo due straniere in campo nel line up. Sì, un altro cambio è Linda Leonesio in prima, mentre Sara Zambellana è il giocatore designato, Laura Bigatone al centro, Parisi a sinistra, e per il resto è tutto invariato. Sì, non cambia molto Luigi Soldi, forse guadagna anzi qualcosa in battuta. Intanto vediamo il trio di esterni del Bollate. Gudaker sempre a ricevere. Greta Cecchetti che finisce i lanci di riscaldamento, e Marta Gasparotto pronta ad andare nel box. Come, cosa pensi di questi cambiamenti, questi piccoli cambiamenti nei line-up, nelle formazioni? Direi necessari da ambo le parti, insomma. Movidas cerca di dare stimoli a quei giocatori che non hanno partecipato al primo incontro e cerca di avere da loro qualcosina in più che gli permetta di portare a casa un risultato positivo. Bollate dal canto suo cambia poco, forte di Greta Cecchetti in pedana, per cui diciamo che forse adesso vedremo una partita più equilibrata, insomma, rispetto alla precedente. Vediamo intanto Gasparotto pronto nel box. Due grandi amiche, oggi nemiche. Praticamente la batteria della nazionale in questi ultimi due anni. Quando due giocatori si conoscono così bene, com'è la strategia battitore-lanciatore? È da vedere. Non è facile per entrambe affrontarsi. Forse è più facile per Gasparotto affrontare Cecchetti, visto che la riceve e di conseguenza sa le sue caratteristiche. Tanto sono due bolle e uno strike. E secondo strike. Conto pari. È sorpresa, direi, Gasparotto da questo lancio interno. Parte Cecchetti il quinto lancio, tocca in diamante Gasparotto ed è una valida. Valida al centro nonostante il tuffo di Lara Cecchetti. E adesso vedremo Laura Vigna che quasi sicuramente andrà a smorzare la palla per portare sotto punto Marta Gasparotto. Con la difesa comunque molto chiusa non sarà facile neanche per lei. Eccolo qua, abbiamo visto il replay della valida di Gasparotto e intanto Laura Vigna pronta. Gran band che Lara Cecchetti non trattiene in prima base. Avanza il battitore, il corridore, scusate. Salvo anche il battitore per errore della difesa, come abbiamo potuto vedere. Meglio così per Bussolengo, non poteva andare da un out regalato a due corridori in base con zero eliminati. Vedremo se rischierà ancora la smorzata per portare in terza Gasparotto. L'inizio è il migliore possibile, i primi due battitori tutti e due in mostra il bunt.
Intanto vediamo la Myers nel box di battuta. Gira vuoto. Secondo strike, punta tutto sulla battuta, lasciando il gioco forzato prima seconda. Due strike, zero ball, corridore in prima, corridore in seconda, zero out, Nerissa Myers nel box. Ecco ancora inquadrata Nerissa Myers. Un lancio alto, un ball e due strike. E anche nella partita precedente Monvidas ha pensato a lasciare libera Myers più di qualche occasione. Ed è un altro ball, 2-2. Sì, diciamo che la parte centrale delle nerve del Bussolengo ha quasi sempre semaforo verde. Sì, male. Però sai, con Greta così non è facile anche per battitori di questo calibro portare a casa un buon turno in battuta. Intanto vediamo la Myers con il suo punteggio di 2-2. Myers che soffre un po' la palla bassa esterna, vediamo se Cecchetti sarà brava a usare quella, l'area del piatto. No, la gioca interna e difatti Myers valida. Attenzione, arriva il primo punto a casa. Ed è un segna Gasparotto. Mi stupisce molto questa strategia su Myers, visto che Greta Cecchetti l'ha affrontata anche all'ultimo mondiale, l'abbiamo scautata bene, la palla interna, palla alta è la sua palla migliore. Vediamo che si va a fermare proprio dietro il cuscino di seconda, un'altra battuta praticamente imprendibile. Beh, grande occasione per il Bussolengo con zero eliminati, corridore seconda e terza occupata. Anche una volata. Trova subito il vantaggio la formazione veronese, 1-0. E abbiamo detto all'inizio, sicuramente loro avevano già dimenticato il risultato del primo incontro. Giulia Longhi in battuta. Gira vuoto. E grande aggressività adesso, logicamente vogliono riscattare una prestazione non consona alla forza di Bussolengo. Secondo lancio. Ed è un ball. Punteggio 1-1, corridore in seconda e terza. Lancio un po' esterno. Un ball, due strike. Vediamo. Va per il quarto lancio Greta Cecchetti. Gira, tocca in foul. Molto in foul. Con la prima libera sicuramente Greta cercherà di rendere la vita difficile. Corridore in seconda, corridore in terza nel box Longhi. A Longhi. Sì, con un ball e due strike, questa ball. È una palla parecchio esterna. 2-2. Torna nel cerchio Greta Cecchetti, va per il quinto lancio. Swing a vuoto strike, ed è strike out, primo eliminato della ripresa. Comunque Bussolengo ancora due buoni battitori che possono affrontare Greta Cecchetti, ovvero adesso Sierra Highland il lanciatore e poi Valeria Bortolomai. Gira subito Sierra Highland, ma è un po' in diamante. In diamante, facile l'eliminazione del volo. Per il secondo out.
due out, corridore in seconda e in terza. Diciamo che una valida. Non è consueto vedere il lanciatore in battuta nel softball, ma è più frequente che nel baseball comunque. Sì, no, cioè, abbiamo diversi lanciatori che fanno la loro bella figura anche nel box. Vedi Ilaria Cacciamani che è un gran discreto battitore. E intanto Bortolomai colpisce duro, colpisce duro, è stata fortunata comunque Leonesio a deviare la palla, perché nel caso non l'avesse toccata questo era sicuramente un doppio e la partita sarebbe portata sul 3-0 per Bussolengo. Qui la difesa del Bollate ha lavorato bene, un pizzico di fortuna, rivediamo lo swing abbastanza violento di Bortolomai, Lara Cecchetti prontissima ad andare a prendere la deviazione. Si chiude qui la prima parte della prima ripresa. Adesso sarà Bollate a dover inseguire il risultato rispetto a gara 1. Bussolengo ha segnato un punto, forse si poteva fare qualcosa di più visto che sicuramente nel box di battuta c'erano dei buoni battitori, però non sempre è facile batter valido, si è puntato sulla battuta, magari su qualche volata per far entrare un altro punto, non è stato così, diciamo pazienza, è facile parlare col senno di poi come sempre anche per viste le caratteristiche dei battitori, insomma, in questo sport soprattutto sempre sì. Facile dopo. Dicevamo del lanciatore che va in battuta, non c'è però magari il rischio appunto nel vedere il lanciatore correre sulle basi? Ma più che correre sulle basi il rischio è di qualche pallata addosso proprio nel box, è un rischio che sai, molte volte devi correre se quel battitore lì è importante per il tuo line up. In questo caso penso che Serraila sia veramente importante per Bussolengo, per dar continuità al proprio line-up. Intanto vediamo Alice Parisi in battuta. Parte alta del secondo inning. Strike. E prende il primo strike. Inquadrata Alice Parisi. Highland col secondo lancio, giro a vuoto. È il secondo strike. E fa poco vedere la zona bianca del piatto, Sierra Highland, i battitori del Bollate. Di conseguenza diventa difficile anche per loro poter attaccare con la giusta aggressività. Battuto in foul. Palla spizzata in alto. Dietro il piatto di Casabase, inquadrata Sierra Highland. Va per il terzo lancio, è un swing a vuoto, strike out. Insomma, un inizio di partita della Highland. Come ce lo aspettavamo, lei sta facendo quello che ha fatto durante tutte le partite precedenti, è un punto di forza di questa squadra e lo sta dimostrando, anche se siamo appena alla seconda ripresa. In foul intanto il primo giro di mazza di Jamie Juarez. E anche lei è un battitore nazionale venezuelano importante, nonché lanciatore. Vediamo il secondo lancio. È un bel cambio di velocità. Cambio mortifero. È il secondo strike. Adesso sarà costretta a girare delle brutte palle se conosciamo. Intanto Juarez va a ricevere alcune istruzioni da Luigi Soldi.
cosa potrebbe avergli detto? Ma secondo me anche niente, solo per togliere un po' di pressione, di ritmo al lanciatore. Magari non ha condiviso la chiamata dell'arbitro, per cui prima di andare contro l'arbitro ha detto aspetta che mi riprendo la giocatrice. Gira ed è un pop alto in diamante, un altro eliminato. Torna in dugout Juarez. Adesso nel box va Lara Buila. Beh, anche lei tanta esperienza. Eccola qua. Battuto 205 in stagione. Strike. E la cosa importante dell'Aida è che sempre entra in strike col primo lancio, per cui va in vantaggio, poi per i battitori diventa difficile recuperare il punteggio. Intanto swing. Vediamo lo swing a vuoto su questo secondo lancio. Era un tentativo di ban spinto questo, strike, più che uno swing, perché ha accorciato la mazza prima del lancio. Comunque si prende lo strike. Penso che vedremo un alternarsi di giocate alternative, visto gli swing così molto lontani dal punto di contatto con la palla. Vuole due strike. Palla in foul. Conto invariato. Lara Buila inquadrata, ricordiamo Bussolini in vantaggio per 1-0. Parte alta del secondo inning. La partita è ancora molto lunga, per cui bisognerà vedere se Highland riuscirà a mantenere questo ritmo fino alla fine. Se così sarà, sarà veramente difficile per il Bollate. Secondo foul intanto. È una palla in mezzo al piatto che sorprende. Questo è un siluro. La Rabuglia. Ed è il terzo eliminato. Un'altra eliminazione al piatto. E qui non ci ha neanche provato. No, si aspettava sicuramente un lancio magari esterno in ball, per cui era pronta a difendere quella palla lì. E nulla ha potuto contro una palla centrale, quasi interna, della lanciatrice. Torna il Bollate in formazione difensiva per la seconda parte del secondo inning. Lara Cecchetti è una di quelle giocatrici che si è munita di maschera, Greta Cecchetti. Maschere e paradenti, diciamo, prevengono molto in caso di una battuta di una linea addosso, per cui non è l'unica. C'è stato qualche incidente. Non è l'unica, specialmente i paradenti lo usano quasi tutte le giocatrici in campo interno. Quindi consigliamo anche magari sì, un po' come la maschera sul caschetto, ecco, diciamo che la funzione protettiva può aiutare in diversi casi ad evitare infortuni importanti. Danni più gravi. Silvia Refrontolotto in battuta. Primo strike da Greta Cecchetti. Anche Refrontolotto comunque un battitore di potenza, anzi anche se quest'anno non ha avuto molte apparizioni in campionato. Esterna questo lancio di Cecchetti. Un ball, uno strike in conto. Terzo lancio alto. Sto variando molto la sequenza dei lanci Greta Cecchetti. Va sul drop, sulla curva, torna sul rise, lancio che aveva un po' dimenticato ultimamente. Sì,
quarto lancio in foul. Mazzarotta. Anche le mazze di alluminio si rompono. Magari meno spettacolare come la rottura di una mazza di legno, però. Se ne prende col cambio mazza. Vediamo se porterà bene. Non molto, però adesso è uno strikeout. Strikeout swing. Refrontolotto è il primo out. Refrontolotto il primo out. Un out, nessun corridore. Prima apparizione per Susanna Soldi in questa fase finale. Eccola qua, giocatrice anche lei di scuola Bollate. Strike. Giocatrice mancina che effettua, sì, solitamente batte in corsa, però anche fa anche sui normali, diciamo che va molto sullo swing ultimamente, comunque di buona velocità, per cui anche le smorzate rientrano nel suo patrimonio d'attacco. Anche lei grande grinta. Strike out. Però prende uno strike out. Sinceramente mi sembra una palla molto molto esterna. Rivediamo. Ma da qua non si vede bene, però. Non è molto chiaro. Comunque dalla nostra postazione siamo un po' coperti dall'arbitro, per cui. E in ogni caso non cambia la decisione. Esatto. Quindi. Tentativo di mano spinto anche per Princic. Due eliminati intanto. Elisa Princic. Giovane promettente del softball italiano. 1-1. Vuole ripetersi nello spinto. Ma ha letto bene questo rice alto di Cecchetti. Vediamo il terzo lancio. Strike. Chiamato strike. E una curva sul filo esterno. Quadrata Elisa Princic. Vediamo col quarto lancio. È una battuta in foul. Anche Greta Cecchetti sembra essersi ripresa un attimino da una partenza zoppicante durante la quale aveva subito il primo punto. Come ha detto lei, io voglio trascinare il mio Bollate alla vittoria di questo scudetto. Beh, poi dopo la finale persa un po' clamorosamente l'anno scorso, sarà voglia di grande rivincita. Esatto. Anche se è vero che entrambe le formazioni in campo vogliono con tutta la loro forza questo scudetto. Intanto vediamo l'ultimo swing vuoto di Elisa Princic, che fa terminare il secondo inning. Andiamo ora alla parte alta del terzo e vediamo Highland che si presenta nel cerchio per i lanci di riscaldamento. In sovraimpressione la sequenza del punteggio, due valide per il Bussolengo, per Bollate nessuna, un errore. Susanna Soldi di schiena inquadrata, mentre Highland effetto di lancio di riscaldamento. Questa è Myers in seconda base in questa gara 2 e qui vediamo i tre esterni del Bussolengo, Refrontolotto, Vigna e Princic. Turno basso per Bollate in questa parte iniziale del terzo. Ovviamente visto il tempo tutte con occhiali da sole.
È una gran bella giornata oggi qui, ideale direi per al contrario di ieri sera una partita di soccer. Pronto Linda Leonesio nel box per Bollate. Vediamo se anche lei, che è una delle esperte della battuta in corsa, effettuerà questo tipo di attacco. Questa va in foul intanto. Tentativo di bunt, comunque un po' forzato. Luigi Soldi le consiglia di prestare più attenzione, di stare sopra la palla e schiacciarla a terra, in modo da portare a un eventuale errore la difesa del Bussolengo. Secondo lancio identica. E diciamo che quando abbassi la punta della mazza la palla sale, per cui si è ripetuta nell'errore precedente. Lunghi ha provato con un tuffo, ma è andata comunque di fortuna a Leonesio. Vediamo adesso se attaccherà quella battuta in corsa. No, va allo swing e finisce strike out. Un eliminato, nessun corridore sulle basi. Adesso probabilmente, visto che Island aveva effettuato delle eliminazioni in prima partita, Susanna Soldi andrà a chiudere gli out. Sì, questo giustamente non l'avevamo fatto notare. Penso un'eliminazione. Logicamente Monvidas approfitta del turno basso della in-up di Bollate per togliersi il pensiero, diciamo. Esatto. Sara Zambelan nel box di battuta e Susanna Soldi che effettua i lanci di riscaldamento, probabilmente sarà impegnata solo in questa eliminazione almeno. Ma forse anche se fa subito l'eliminato magari Monvidas cercherà di farle chiudere completamente l'inning per dare maggior respiro a Sierra Island. Tra l'altro la caratteristica di Susanna Soldi è che con pochissimi lanci lei è pronta a salire in pedana e ce l'ha fatto capire già con la nazionale Under 19 agli ultimi europei. Sì, dove si è disimpegnata molto bene sia con Under 19 che con Under 22. Tra l'altro, esatto. Tra l'altro firmando la salvezza nella finale. Sì, è una situazione non troppo facile. Sì, che ho presente. C'era una tensione che si tagliava col coltello. Sì, però molto fredda in pedana. Sì, sì, ha mantenuto i nervi saldi. Sì, sì, sì. E va col primo lancio Susanna Soldi. Palla alta. Sara Zambelan inquadrata. Secondo lancio. Batte in foul. È anche un po' una sfida adesso per il battitore, no? Perché si sente così meno considerato dalla squadra avversaria, no? Per cui sicuramente lo stimolo aumenta. Un ball, uno strike. Un eliminato. Ed è un altro ball. Beh, buon occhio sulla palla in questo caso. Pronto per il quarto lancio. Susanna Soldi parte il lancio. Giudicato basso. È un buon filo esterno. Sì, anche a me è un lancio che piaceva molto questo, ma è stato giudicato basso, fuori dall'area di strike. 3 ball, 1 strike. È questo. Lo stesso questo lancio un po' più alto. Questo era nell'area, conto pieno.
vediamo se sarà decisivo questo lancio per Susanna Soldi. Parte il caricamento ed è una base per ball, una base importante guadagnata da Zambelan. Infatti Bonvidas riproporrà in pedana Sierra Island. Non è andato quindi a buon fine questo, questo cambio tattico. No, perché dovrà comunque riproporre in pedana Susanna Soldi in un'altra occasione per farle fare quell'eliminato che Sierra Island non potrà fare nell'arco delle sette riprese. Torna in prima base Susanna Soldi. Torna Sierra Island in pedana di lancio. Quindi aspettiamoci almeno un altro tentativo. Anche perché per regolamento non potrà effettuare nessun lancio di riscaldamento, essendo stata sostituita nello stesso inning. Dovrà per cui affrontare direttamente il prossimo battitore. Questo può essere una cosa che va a gravare o comunque, essendo beh, passato poco dal, dall'altro turno. E intanto uno swing a vuoto per il primo strike. Scappa Bigaton via col piede destro Laura Bigaton, per cui la palla esterna è difficile da colpire per lei. Per cercare sempre la battuta in corsa, però ripeto, scappando via verso la prima base, la parte esterna del piatto diventa proprio. È un alto lancio, è sempre strike nella stessa zona. Penso che la strategia anche in questo caso non cambierà, ci sarà una serie di lanci esterni che Laura dovrà comunque difendere a questo punto. È più centrale e qui va in foul. Gli è scappata, di fatto prende il mea culpa Sierra Island. Ecco qui Laura Bigaton. Va col quarto lancio Sierra Island. Basso. Due ball, due strike. È ancora la palla esterna. Swing a vuoto e strike out. Rivediamo il rallenti. Strike out per Sierra Highland. Ecco di nuovo Amanda. Bigaton è secondo eliminato. Amanda Fama ricomincia il line up. E gira vuoto il primo lancio. E la sua caratteristica è il 90% vado sempre sul primo lancio, perché comunque il ragionamento di un battitore è il lanciatore vuole andare in vantaggio, per cui più o meno nella zona nell'area. Ah, intanto c'è una palla mancata e il corridore arriva in seconda e va in zona punto, per cui vediamo se dalla base intenzionale. Vediamo la decisione. Esatto, dalla base intenzionale a Fama. Arriva la base intenzionale come preventivato. Lara Cecchetti in battuta. Seconda base nel box, Lara Cecchetti, seconda base. Vediamo Highland col primo lancio. Tenta un ban spinto. Vediamo se segna il punto a casa. Esatto. E arriva il punto a casa. Bollate pareggia. Grazie a questo bunt di Lara Cecchetti. Lo dicevamo nel primo turno quando Lara Cecchetti aveva tentato il ban spinto, che era una delle sue caratteristiche migliori. Avanzano due corridori e poi sull'azione difensiva. Prima base si dimentica del corridore che stava in seconda. Bigaton.
corridore in prima, corridore in seconda. 1-1 il punteggio. E hanno pagato caro la palla mancata. E ovviamente col punteggio stretto ogni minimo errore. Intanto inizia con un ball su Budaka. Ha molto sorpreso con due out questo ban spinto la difesa di Bussolengo. Sì, non è una giocata scontata. No, perché con due out sai, devi proprio pensare a un bunt valido più che far avanzare i corridori. In questo caso c'è proprio riuscita la Cecchetti. Swing a vuoto per Gudaka. Due ball, uno strike. Amanda Fama in seconda. Ricordiamo corridori in prima e seconda. Alto swing a vuoto. E va sulla palla alta che predilige, però non riesce a incocciarla. Due ball, due strike, corridore in prima e seconda, due eliminati. Questa parte alta del terzo inning. Due ball, due strike, due out. Manda Fama in seconda, ancora inquadrata. E non è un facile cliente. Nel box, quinto lancio, ancora foul. La sfidata molto con Rice adesso quasi sicuramente cambierà, se non altro il ritmo della sulla velocità. Eccola qui inquadrata, c'è Chelsea Gudaka, il ricevitore del bollate. La palla esterna mi ha girato molto lontano. Conto pieno, anche perché non cambia molto un'eventuale base su ball, meno danni sicuramente che non una battuta valida. E invece arriva lo strike out con Gudaka che non la prende per niente bene. Torna in dugout il Bussolengo, punteggio 1-1 a metà del terzo inning. Formazione veronese che adesso torna nel turno d'attacco. E rivediamo qua a rallenti lo swing a vuoto di Gudaka. E questo è il dugout del Bussolengo inquadrato. Tra l'altro coach di prima Sabrina Del Mastio, storica, diciamo, storica giocatrice del softball italiano, che ha chiuso qui a Bussolengo la carriera da giocatore, ha iniziato quella da tecnico. Tanto Bussolengo ripartirà con l'Idof. Marta Gasparotto è stata fautrice del primo punto colpendo valido su Greta Cecchetti. Ecco qua gli esterni del bollate: Parisi, Bigatton e Buila. E Greta Cecchetti che ha ormai terminato il riscaldamento. Tutto diamante va nel cerchio. Ci vedremo se Gasparotto cercherà di sorprendere magari con un bunt la difesa di bollate, pensando che vada a swingare in vista anche la sua potenza. Intanto è uno strike il primo lancio, molto molto esterno, direi molto generoso. Anche a me sembrava un po' fuori. Comunque ci sta nell'arco di una partita, anche gli arbitri sbagliano assolutamente.
come si sbaglia una presa in difesa, esatto, o, esatto, o si gira a vuoto. E intanto va in diamante Gasparotto, eliminato per la via 53. Aggancia questo Rice, taglia la palla che non sale, schiaccia a terra. Rivediamo, esce una rimbalzante dritta su Juarez, che assiste abbastanza facilmente in prima, non precisissima, comunque è arrivata l'eliminazione. Laura Vigna batte in foul il primo lancio, è il primo strike. Ecco, anche Vigna, per le sue caratteristiche, la vedrei molto come bantista, però in questa fase iniziale dei playoff, la finale scudetto, non ha sfruttato questa sua abilità. Qui gira un'altra palla a vuoto, secondo strike. Ball il terzo lancio di Cecchetti. Ball e due strike, un out, nessun corridore sulle basi nel box. Vigna. Greta Cecchetti inquadrata. Un ball e due strike. Altre due compagne dei nazionali a confronto. Diciamo che in queste due squadre c'è quasi il 90% della nazionale. C'è una buona ossatura, diciamo. Laura Vigna in posizione. E legge bene il Rice di Cecchetti, per cui non va lo swing. Conto pieno. Tre bolle e due strike. E questo è strike out. Bello strike. Eliminato il piatto Laura Vigna, secondo eliminato della ripresa. Due out, nessun corridore sulle basi nel box. Ancora a rallenti. Sei nettamente strike. Decisamente. E intanto Nerissa Myers nel box di battuta prende il primo strike sulla zona che lei non predilige, sulla zona esterna proprio del piatto. Un bel cambio di velocità, giudicato basso. Un bel lancio comunque, e ha spezzato molto il ritmo. Un volo, uno strike. Ah, qui ha provato in corsa Myers. Quasi voleva togliersi, però comunque la palla ha incrociato la mazza. È stata fortunata che è andata in foul, non si è alzata sul ricevitore. Comunque due strike di vantaggio con un ball per Greta Cecchetti. Due eliminati, nessun corridore in base. Parte bassa del terzo inning. Basso questo lancio, conto pari. Comunque sempre filo esterno, vediamo se non ripeterà l'errore del precedente turno di battuta quando la giocò interna. Ancora esterno, e difatti questa volta. E ottiene il risultato. Eliminazione al piatto, finisce la terza ripresa. Punteggio 1-1. Partita in perfetto equilibrio, come peraltro ci aspettavamo in questo incontro. Esatto, e due pedane importanti. Comunque gli attacchi sono riusciti a segnare due punti, uno ciascuno, e mi aspetto ancora qualcosina da entrambi gli attacchi in questa. Vediamo adesso, entriamo nella quarta ripresa.
Sierra Island che va nel cerchio per fare i lanci di riscaldamento. Inquadrata Elisa Princic. Adesso affronterà la parte centrale del line-up bollatese a partire da Parisi. Intanto qui vediamo due della terna arbitrale. Ecco qua Sierra Island pronta a ricominciare, anche se non potrà fare tutti i 9 inning, comunque un out va fatto. 7, scusate, deformazione professionale. Perché un eliminato deve essere fatto da comunque un altro lanciatore. Presumibilmente da Susanna Soldi. Sì, come che... abbiamo visto prima. Ecco qua Alice Parisi. Alice Parisi pronta nel box di battuta, va col primo lancio la Highland, swing a vuoto al primo strike. Va col secondo lancio Highland, una palla alta. Rispetto all'inizio partita cercava di entrare subito col primo strike, cerca di stare un po' più fuori dalla zona ottimale. E tocca Parisi, ma va dritta addosso a Myers che assiste in prima. Comunque una buona battuta, non fortunata. Un buon contatto, come si vuol dire. Che comunque mina sempre un po' le certezze del lanciatore. Esatto. Anche se viene eliminato, però, cioè, vedere che ti toccano. Viene colpita. Juarez in battuta. Tocca alta in foul, ma Myers va a recuperare. Stupenda. Chiama la palla, ma decisa. Susanna Soldi si ferma. Grande eliminazione questa. Rivediamo il replay. Battuta che va alta in foul a destra, la chiama Myers. C'è un altro cambio, probabilmente di pitcher. Con due out cerca il prima possibile Monvida di far chiudere il lanciatore italiano. Susanna... Invece va Comar. Comar, giusto. Penso, si stava riscaldando nel bullpen. Soldi è rientrato in dugout. Vediamo. Sì, questa qua è una cosa che ovviamente era in preventivo, che dovendo fare un out ci sarebbero stati diversi cambi, diversi tentativi. Anche se mi sarei aspettato che nuovamente il cambio venisse nella parte bassa del line-up, magari la ripresa successiva al primo battitore. Perché comunque l'ara buglia non è un battitore facile da affrontare, a meno che non abbiamo valutato che Buglia soffre particolarmente i lanci di Comar, anche se questo non so se possa essere una chiave di lettura. Intanto qui vediamo il manager dei bollate Luigi Soldi pensieroso. Sai, quando devi dirigere una partita di finale comunque non è facile per nessuno, per cui motivo in più siamo sull'1-1. Sì, è vero che sì, c'è tensione, il vantaggio, però devi mantenere la concentrazione perché devi sapere le chiamate da fare, i giochi più utili alla squadra, eventuali cambi. Tante cose da pensare. Non è semplice fare il manager. È un lavoraccio, diciamo. E dirigere anche la partita contemporaneamente. Anche perché ogni lancio fondamentalmente è una decisione che devi prendere. Esatto.
cui tenere concentrate le giocatrici contemporaneamente. Sì. Sì, è vero che anche Bollate è uno staff allargato, per cui sicuramente Luigi Soldi si fa consigliare, ascolta i suoi collaboratori, però alla fine è sempre lui che deve prendere le decisioni del caso. Sì, primo responsabile comunque. Esatto, esatto. Un mestiere ingrato. Riprendiamo con Comar contro Buglia per cercare questa terza eliminazione. Ed è uno strike il primo lancio, inquadrata Lara Buglia. Vediamo anche Comar come si riprenderà dalla non bellissima prestazione di gara 1, e può essere anche questo il motivo per cui Monvidas l'abbia scelta per far questa eliminazione, magari dare un po' di fiducia. Esatto, esatto, per cui non è forse semplice fatto di fare un out, ma recuperare un lanciatore che diventerà importante in vista di gara 3-4. E difatti lo ripaga. Difatti ripagata la scelta con eliminazione del piatto di Veronica Comar. E però ti dirò che rispetto alla strategia applicata e vista nella prima partita, dove questi migliori lanci drop cambiati di Como non si sono per niente visti, adesso ne ha messi a segno 3 di fila, per cui forse ci avranno parlato tra il primo e il secondo incontro e magari hanno detto proviamo a vedere se effettivamente possiamo ottenere un risultato migliore cambiando la nostra strategia. Beh, per adesso ho pagato, quindi diciamo che missione compiuta per Veronica Comar. Non è detto che rientri sì. Anche il prossimo inning, a meno che non come va la partita. No, a meno che non debba andare in battuta Susanna Soldi, per cui rinuncia alla battuta di Comar per rimettere in partita Susanna Soldi, insomma. O magari mette un pinch hitter a sua volta. Sì. Però penso che nel caso tocchi Susanna Soldi, Comar finirà la sua apparizione in questa gara 2. Vediamo. Intanto va in difesa Bollate, sempre Greta Cecchetti in pedana. Giulia Longhi nel box di battuta per cercare possibilmente una valida. Parte bassa del quarto inning, punteggio sempre 1-1. Gara 2 delle finali scudetto. Ed è un ball il primo lancio. E sai, come primo battitore arrivare in base significa permettere un'ampia strategia d'attacco all'allenatore, per cui il lead-off di ogni ripresa penso sia il battitore più importante. Al contrario, visto dal lanciatore, non bisogna mai mandare in base il primo. Esatto, esatto. Per gli stessi ovvi motivi. Si ripresenta nel box Giulia Longhi dopo la battuta in foul. Un ball, uno strike. Ma col terzo lancio Cecchetti. Ed è una rimbalzante in diamante, out per la via 53. Facile presa, però vedo dei tiri molto blandi da parte di Ioane. Non vorrei sì. Che avesse qualche problema. Un altro di tiro un po' fiacco. Solitamente tira un po' più teso. Ecco qua, vista l'azione replay. Vista anche alla Coppa Campioni non ha ben figurato quando è stata impiegata come lanciatrice, per cui non ha fatto rivedere quelle buone prestazioni che aveva fatto anche durante gli incontri Italia-Venezuela in quel di Caroni. Anche nei campionati scorsi si era vista in Italia con insomma, sì. Numeri. Però anche all'ultimo mondiale era stata impiegata all'inizio, poi non era più apparsa, per cui ritengo che qualche problema fisico
ce l'abbia e magari proprio per quanto riguarda il tiro o addirittura il lancio. Intanto vediamo Sierra Highland nel blocco di battuta che va sul conto di un volley due strike. Quarto lancio ed è uno strike, eliminata al piatto anche Sierra Highland da Greta Cecchetti, che ottiene la seconda eliminazione. L'ha lavorata tutta col drop, nessun rice per cercare lo strikeout, che comunque è arrivato con una palla d'effetto bassa. Anche in questo caso il confronto con Valerio Bartolomai è un confronto che va avanti negli anni, per cui la conoscenza reciproca può portare un vantaggio sicuramente al battitore più che al lanciatore. Infatti Gudaker è andata nel cerchio probabilmente per vedere lì, stabilire una strategia. Il primo è uno swing a vuoto, il primo lancio un cambio di velocità che ormai soffre. Eccola qua inquadrata, bassa questa palla, un ball, uno strike, due eliminati. Parte bassa del quarto inning. Vediamo se la giocherà ancora col cambio di velocità. Esatto. Tentativo non riuscito, solo perché la palla non è entrata in zona strike. Che è caduta prima del piatto, proprio un lancio uscito male dalla mano. Però l'idea era quella di prendere in controtempo lo swing. Ancora Greta Cecchetti ottiene il secondo strike. 2-2 il punteggio. Inquadrata Greta Cecchetti. Parte col quinto lancio, battuta in foul, ma ancora un rice fuori dalle recinzioni, imprendibile per la difesa. Adesso ci sarà il pensiero sicuramente di Valerio Bartolomai, che dirà sicuramente Greta vuole giocarmi col cambio, e Greta dirà adesso se lo aspetta, se glielo lancio magari me lo batte. C'è questo pensiero adesso tra le due. E qui una palla esterna, conto pieno. Vediamo un po' per il lancio decisivo cosa tira fuori Greta Cecchetti. Battuta in foul. Non si dà per vinta a Valerio Bartolomai in questo turno di battuta. Anche perché anche con due out ogni arrivo in base può significare un cambio di rotta per quanto riguarda il risultato finale. Ancora i foul. Un drop che doveva essere esterno invece è rimasto al centro del piatto. Qui non è partita, sì, una linea. Non è stata fortunata Bartolomai in questo caso, perché l'ha colpita un po' troppo dietro. Qui invece, ancora in foul. Lunghissimo questo turno di battuta. Di nuovo un cambio di velocità. Ha rischiato un po' Leonesio, che sapendo che la palla usciva è andata al limite per prenderla, rischiando una difficile eliminazione. Vediamo. Ancora Bartolomai in battuta, si ricomincia.
E stavolta è uno strikeout. Finisce il turno Greta Cecchetti con la terza eliminazione. Finisce così la quarta ripresa, punteggio variato di 1-1. Rivediamo ancora lo swing a vuoto di Valeria Bortolomai. Squadre che tornano in dugout. Col TG Soldi che fa le raccomandazioni del caso. Di solito cos'è che si dice in questi momenti? Ragazzi, siamo sull'1-1, dobbiamo cercare di arrivare fine. Adesso Movida spunta ancora su Comar, in quanto non fa rientrare Soldi. Sì, Susanna Soldi non è rientrata, però comunque Comar comunque viene sostituita. Perché vedo tutti gli altri giocatori in campo, per cui può essere la stessa mossa fatta con Veronica Coman, visto la prestazione sottotono di Ambra Collina in prima base oggi, con tre errori quasi determinanti, la mette in campo adesso una partita sull'1-1 per dire quello che è stato mostrami, sì, quello che sai fare, dare fiducia al giocatore. Esatto, riprendere un giocatore non è mai facile, lo riprendi solo se lo metti in situazioni tra virgolette difficili, importanti, per cui apprezzabile questa scelta del manager del Bussolengo, che è passato sopra la brutta prestazione di Collina dandole completa fiducia in questo secondo incontro. Qui è una componente fondamentale anche il carattere del giocatore, capire come sì, può penso reagire. Che il giocatore comunque è abbacchiato dopo una prestazione del genere. Il fatto che il manager ti chiama e ti dice guarda, tocca a te, quello ti dà una forza di energia inaspettata che veramente vuoi ripagare a tutti i costi. E intanto vediamo Linda Leonesio nel box di battuta. Primo strike per Highland. Si lamenta un po' Luigi Soldi per questa chiamata, però fa parte del lavoro del coach. Bolli, secondo lancio di Highland. Per sotto pressione comunque l'arbitro per portarlo a una chiamata a proprio vantaggio. Cercherà sicuramente di mettere palla in gioco per portare la difesa Bussolengo ad un errore. Infatti difesa molto corta. E intanto arriva il secondo strike. Non dei buoni swing dal punto di vista tecnico, si muove tutta con i piedi nell'atto di colpire la palla. Ecco qui inquadrato Leonesio, stavolta la battuta va in foul, invariato il conto. C'è il turno basso delle in-up, è proprio qui che il lanciatore non deve sbagliare, non deve scaricare la tensione, perché qua che si vincono si perdono le partite. Un'altra battuta in foul e difende la parte esterna del piatto. Comunque lancio su lancio, alla fine della partita lancio in più, lancio in meno fa la differenza. Qua sia Highland, ancora una battuta in foul. Un mix tra uno swing e una battuta in corsa, non me la saprei spiegare neanch'io questo gesto tecnico. Sì, o forse voleva fare una cosa, poi ci avrei pensato, il movimento era già partito. Ancora i foul, qui ormai serve il pallottoliere per contarli. Cambio pallina? No, solo un controllo. Tiene la stessa. Va. È palla molto interna. Qui era andata vicinissima al colpito. Comunque un ball, due ball, due strike. Si è mosso il conto dei lanci.
E comunque Leonesi ha fatto tra virgolette il suo lavoro, fa lanciare molto Sarainen e continua in questo. Ennesima battuta in foul. Effettivamente lei sta molto molto sotto il piatto, per cui le diventa facile difendere la palla esterna, però sì, è molto vicina, è molto in difficoltà su un'eventuale palla interna. Vediamo Highland cosa lancia. Ancora Rice, un altro foul. Un po' spazientita si era Highland. Fondamentale ovviamente mantenere la concentrazione. Un'altra palla interna giudicata bassa, penso, perché questo sì, non ha fatto gesti, quindi ball, oh, sì. Tre ball, due strike, anche se non era un cattivo lancio onestamente. No, come detto, la parte esterna la predilige Leonesio. Ha cercato due volte la palla interna Highland, ma senza successo, concedendo due ball al battitore. Conto pieno. E ancora la battuta in foul. Con questi lanci avrebbe già dovuto chiudere la ripresa, invece siamo ancora invece al primo battitore. Super lavoro per Sierra Highland. Leonesio, sì, che non molla, non rischia strategicamente il lancio interno. Centrale, questa volta preda della difesa la palla, arriva il primo eliminato, Giulia Longhi che prende la battuta del volo. C'è un cambio nel box di battuta, entra Marta Chiodaroli. Altra giocatrice campionessa d'Europa Under 22. Sì, anche lei ha fatto parte delle due spedizioni delle nazionali. È una giovane molto promettente, atleticamente veloce. Le manca logicamente l'esperienza, però in quei di bollate sicuramente nell'arco degli anni potrà farsela. Terzo lancio ed è strike out. Ci sta. Ha rivelocizzato la partita la Highland dopo l'interminabile turno su Leonesio. Vediamo in battuta adesso Laura Bigatton. Adesso ricominceremo con il filo esterno, anche perché Laura Bigatton scappa molto verso la prima base, per cui a quella zona buia all'esterno del piatto le diventa difficile da coprire. E intanto raccoglie uno strike la Highland. Va col secondo lancio. Questo è un ball. Questo era un po' troppo esterno. Sì. L'importante è non giocarla interna, perché se la giochi interna lei è facile che colpisca, come ha fatto anche nella prima partita su seconda base, per cui qui intanto arriva un altro ball. Poi un corridore veloce, per cui può tentare anche la rubata. Quarto lancio viene messo in campo da Bigatton, ma eliminata per la via 63, questa rimbalzante in diamante. Non soddisfatto ovviamente Bigatton della battuta. Rivediamo. Va dritta nel guanto di Gasparotto la palla, che è a gioco facile. Finisce la prima parte della quinta ripresa. Si va al cambio di campo per il turno d'attacco dello specchio sul Bussolengo.
Sicuramente su Bussolengo avrà il turno basso, corre fronte lotto se non sbaglio prima in battuta. La panchina del Bollate, del Bussolengo inquadrata, qui invece vediamo gli esterni del Bollate, pronti per iniziare la parte bassa della quinta ripresa. Diciamo che entriamo nel vivo dell'incontro su un punteggio di 1-1. Questi tre training saranno decisivi, penso, per capire chi vincerà questo incontro. Partita molto chiusa, Silvia e Frontolotto nel box di battuta, rimbalzante sul seconda base, eliminata per la via 43, primo out, rapidissimo. Re Frontolotto ha girato il primo lancio e in battuta Ambracollina, ha sostituito Coma, no? Esatto. Il primo lancio di Greta Cecchetti, vediamo se ripagherà la fiducia dell'allenatore con un buon turno in battuta. Ambracollina, qui esce fuori, la palla rimane alta, per cui è facile giocata del ricevitore, comunque fa una bella assistenza. Sì, è uscita una brutta battuta, una rimbalzante davanti al piatto, la difesa ha gestito nella maniera migliore. Vediamo Gudacchia che vola in campo ed assiste in prima. Due eliminati. Elisa Princic, anche lei gira il primo lancio, 4-3, e finisce in pochi minuti la parte bassa del quinto inning. Sì, nessun fastidio per Greta Cecchetti in questa parte bassa del quinto. Minimo sforzo. Finisce la quinta ripresa col punteggio invariato di 1-1. Partita incertissima. Adesso Sesto Ini riproporrà i completi line-up iniziali delle due squadre, per cui e probabilmente prepariamoci l'inning cruciale. A qualche scoppio. Ecco qui la sequenza del punteggio in sovrimpressione. Come potete vedere, due valide a uno per Bussolengo, partita molto molto chiusa. E va a iniziare questo sesto inning, appunto, con la parte iniziale dei due line-up, quindi facilmente potrebbe essere il momento chiave della partita. Vedremo se Amanda Fama da una parte e Marta Gasparotto dall'altra saranno decisive in questo primo turno alla battuta. Ecco qua, giocatrici nel cerchio per il Bussolengo. Hyland pronta al suo inning di lavoro. E anche adesso, sapendo che Onda Fama predilige il primo lancio, vedremo se Hyland cercherà un ball molto fuori dalla zona dello strike, o comunque se la sfiderà per andare in vantaggio. Eccola qui, Amanda Fama nel box di battuta. Molto alto questo lancio. Ha cercato di far abboccare Fama, che però stavolta non ha girato. Sta più in attesa. Intanto vediamo 8 fuori campo in stagione, Amanda Fama. Un ball, uno strike.
e gira vuoto, è il secondo strike. Sai, questi battitori qua basta un lancio per ottenere il massimo risultato, per cui anche se non sono stati due buoni swing ti puoi aspettare di tutto e di più. E intanto lancia un altro ball la Heeland, 2-2 il conteggio, e sicuramente difficilmente vedrà uno strike sul bianco. Va tutto in foul. Così guadagna il terzo ball Heeland. Conto pieno 2-2 se non sbaglio. Ecco qua inquadrata Amanda Fama. Heeland va col lancio, un ball. 3-2, conto pieno. Ecco, adesso 3-2. Adesso il conto pieno. Pausa. È un lancio che può decidere la partita questo, perché mettere la Amanda Fama in prima significa, come dicevamo prima, quasi sicuramente permettere una smorzata a battuta in foul intanto per portare in seconda e quindi in zona punto Fama. Però adesso non è stato decisivo, vediamo il prossimo. Ah, e qui c'è un confronto con ricevitore. Vediamo cosa decideranno Bortolomai e Heeland per questo lancio decisivo. Ah, sicuramente cercherà di fare a Amanda Fama lo swing. C'è ancora una chiamata di tempo. Problema una lente sicuramente. Si riprende, o qualche moscerino forse, che purtroppo ce ne sono tantissimi in campo dopo una nottata di pioggia anche normale. Eccola qua. Ah, colpita. Ai. Colpita e anche dolorosamente. Sì. Però senza conseguenze mi sembra. Vediamo Amanda Fama che va in prima. Rivediamo a replay. Colpita sul polso. Rivediamo ancora. E adesso sai. Sì, presa di striscio fa molto male, sicuramente. E comunque, primo giocatore della lineup in base. Intanto vediamo che c'è. Ci sono i coach attorno ad Amanda Fama a chiedere come sta. Intanto Lara Cecchetti pronta ad andare in battuta. Sì, adesso anche la scelta della strategia, perché portare Amanda in seconda significa, nel caso il gioco vada come deve andare, eliminare una Lara Cecchetti che va a smorzare in prima, lasciarla prima libera, quindi poter consentire a Monvidas di dare i quattro ball al successivo battitore e tenere il gioco forzato, per cui il gioco chiamerebbe smorzata. Sapendo anche del ban spinto fatto in precedenza, potrebbe cercare anche di fare una giocata per far arrivare valida salve in prima Lara Cecchetti. Il diamante gioca abbastanza corto, mi sembra di vedere, quindi si aspettano probabilmente, e infatti è un bunt ma eseguito molto male. Purtroppo rimane alta la palla di Cecchetti e Collina la va ad eliminare al volo. Diciamo che l'esito del bunt è stato il peggiore possibile. Sì, anche perché forse non ha rischiato quello spinto che può portarti anche un doppio gioco. Ha cercato la giocata più semplice, che invece non si è dimostrata la più efficace. E intanto si va già a
Chelsea Goodacker nel box. Con un eliminato e corridore in prima. Swing in foul per Goodacker. E ci può stare anche un batticorri, perché lasciare così il battitore libero, anche se un buon battitore, è difficile portare il punto a casa con una battuta. Chiamato ball, terzo lancio. Due con uno strike. Intanto vediamo Amanda Fama sul sacchetto di prima base. Che perché manda un buon corridore. Swing a vuoto, tenta la rubata, è chiamata out Amanda Fama. Grande assistenza di Bortolomà in seconda. Luigi ha rischiato, e chi non rischia molte volte non porta a casa il risultato. Gli è andata male. Rivediamo il rallentatore. L'assistenza di Bortolomà in seconda, gran giocata difensiva. Eccola qua, un'altra angolazione. È un out netto. Da zero eliminati corridori in prima, ci portiamo a due eliminati e nessun corridore sulle basi. Eccolo qua. È una giocata importantissima per Bussolengo, che poi elimina al piatto anche il successivo battitore e termina la parte alta della sesta ripresa. Che era iniziato bene per Bollate, ma Bussolengo ha rimesso le cose a posto. Grande. Infatti l'esultanza di Hyland denota anche il momento. Anche perché in caso di punto in questa parte bassa del sesto inning, significherebbe che il Bollate non può ripresentare alla battuta i propri migliori battitori, per cui diventa difficile poi poter recuperare. Vediamo il punteggio nella grafica. Va ora nella parte bassa del sesto inning in battuta lo specchio sul Bussolengo, che presenta, come dicevamo, tutto il line-up dall'inizio. Gasparotto, Vigna, Myers sono le prime tre. E qui vediamo Sara Zambellani inquadrata, Lara Cecchetti, mentre la sorella Greta Cecchetti finisce il riscaldamento in pedana. Vediamo se il detto che adesso chi segna per primo vince, oppure occasione sarà, persa, o sarà vero un'altra volta. Corsi e ricorsi. Anche tu avresti comunque mandato, chiamato la rubata in questa situazione? È difficile. Sicuramente avrei chiamato il bunt come ha chiamato Luigi su Lara. Poi, sai, chiamare una rubata anche se è un corridore veloce senza difenderla è sempre un rischio. Magari più con un batecorri, ecco. Però ci stava. Tanto vediamo Marta Gasparotto. Greta Cecchetti ottiene il primo strike con uno swing a vuoto. Sta cercando forse troppo di forzare lo swing invece di colpire pieno per arrivare. Subito sotto nel conteggio. Adesso anche per lei diventa difficile poter gestire questo turno. Parte male Gasparotto. Ball, il terzo lancio. Una giocatrice come Gasparotto, avendo molta potenza, non sarebbe più utile più in basso del line-up, o sei d'accordo con lo schierarla lì dopo? Allora, il discorso degli inning giocati. Logico, se vai avanti negli inning, ti dico subito di no. Però, e intanto batte una valida. La scelta di essere lead off significa dare più punti a forse al tuo miglior battitore, cioè più turni al miglior tuo miglior battitore, che magari alla settima ripresa ti torna a battere per l'ultima volta, magari come secondo, magari anche come terzo. Intanto vediamo il bello swing di Gasparotto, che
batte una valida sinistra. E adesso abbiamo la stessa situazione che identica. Si era presentata nell'attacco del Pollate. Adesso vediamo la smorzata di Vignas, avrà un esito differente. Anche in questo caso sicuramente il lancio sarà un lancio alto, probabilmente un rise per cercare di far alzare la palla al battitore, per cui metterlo in difficoltà sulla smorzata. Vediamo se Vigna sarà brava a togliersi in questo caso. Mostra già il bunt, è quasi perfetto. Una palla che non era impossibile, era alta sì, ma non il dovuto. Comunque missione compiuta, il battitore avanza in seconda. Vedremo se forzerà la base intenzionale. Ecco qui, il bunt di Vigna. Abbastanza scontato. E infatti Myers va in prima. Quello che dicevamo prima con Fama, giocare il bunt significherebbe dare la base successiva a un battitore di potenza. È una strategia praticamente scritta sui libri. E in battuta Giulia Longhi per un turno fondamentale. Un out e corridore in prima e seconda. Sicuramente non tenterà il bunt, era solo un modo per vedere lo spostamento della difesa, magari cercare anche una rubata dalla terza base. Chiamato strike. Pubblico che rumoreggia. Non d'accordo con la decisione dell'arbitro. Anche Longhi sotto nel punteggio, non sarà facile per lei, però dovrà far di tutto per far avanzare Gasparotto in terza. Questo invece è un ball. Un ball e due strike, il controllo dei lanci. Queste sono situazioni difficili anche per una lanciatrice esperta come Greta, perché sa che sbagliare un lancio potrebbe costarne la partita. Gira Longhi in foul. Gira molto duro questo ball. E lei sa che questo suo turno può essere determinante per il risultato finale. È un giocatore che ha molta grinta, Longhi in queste situazioni si esalta anche. Sì, vero, vero, vero. Ah, gira vuoto! E ha avuto sangue freddo Cecchetti, rischiando il cambio di velocità che alle volte ti porta a delle volate nella zona Texas del campo, però ha avuto ragione. Bravissima Greta Cecchetti, che infatti esulta dopo l'eliminazione del piatto. Quindi due eliminati, corridori in prima e seconda. In battuta la lanciatrice, Sierra Hillen. Che è anche un ottimo battitore, lo ricordiamo. La vita va da Gasparotto. Sì, qui si ferma un attimo il gioco perché c'è una visita col manager del Bussolengo che era a parlare, vedete lì in alto, con Gasparotto che torna sul cuscino di seconda base. Anche adesso cercare di arrivare in terza non ha molto senso, rischiando una rubata, perché comunque devi puntare o su una palla mancata o su comunque una valida, il punto entrerebbe ugualmente. Tanto vediamo, sembrava abbastanza aggressiva Gasparotto quando si è staccato dal cuscino. Intanto c'è un ball. Sai, anche hai uno dei tuoi migliori battitori nel box. Gira vuoto Hillen. Un ball, uno strike.
abbiamo rivisto il rallentatore, l'ultimo lancio. Ancora Cecchetti va, ancora uno swing a vuoto, il secondo strike. Un po' in difficoltà sul rise di Cecchetti, ahimè. Sì, ha girato molto lontano dalla palla. Un ball due strike. È una situazione decisiva della partita, gira ancora vuoto, è uno strike out. È grandissima Greta Cecchetti che nel momento di difficoltà tira fuori due strike out. No, no, grande equilibrio in situazioni difficili, entrambe le difese hanno giocato alla grande, anche i manager dal punto di vista strategico hanno giocato per il punto senza purtroppo riuscire, ma questo grande merito delle due pedane. Adesso inizia, finisce il sesto inning e inizia l'ultima ripresa. Vediamo se si sbloccherà il punteggio, se no andremo al tie break. Qui inquadrata lo staff tecnico del Bollate. Partita equilibratissima, infatti c'è stato un movimento come tu avevi pronosticato nel sesto inning, anche se il punteggio non è cambiato. Merito anche della bravura delle due squadre. Sicuramente. Tanto inquadrata Elisa Princic nella posizione di esterno destro. Più in basso Myers, Gasparotto e Hyland, che inizia in pedana anche l'ultima ripresa. La potrà completare l'intero incontro in virtù del fatto che Comar ha effettuato quell'unica eliminazione che era necessaria per metterle la partita completa. Alice Parisi nel box di battuta. Tutto il Bussolengo nel cerchio per cercare la concentrazione. Ecco inquadrata Alice Parisi, chiamata quantomeno a guadagnare la base per cercare di sbloccare il punteggio. Tutto pronto, si inizia la settima e ultima ripresa. Subito swing e subito foul. E diciamo che adesso la tensione cresce perché entrambe le squadre sanno che una vittoria per il Bollate significherebbe andare su 2-0, una vittoria per il Bussolengo 1-1 riaprire completamente la serie, per cui ha più valore questa partita che non quella di stamane. Intanto sono due strike per Hyland, che non mostra cedimenti fino adesso. E sono tre con questo e strike out, primo battitore. Inizio migliore di così. Era difficile chiedere alla lanciatrice americana che non si scompone. Juarez nel box per il Bollate. Questo è un lancio alto, un ball per Hyland. Swing di riscaldamento per la Juarez. Un altro ball. Il punteggio a vantaggio del battitone in questo caso. Qui è stata molto lontana dal piatto la Hyland. E sa che Juarez è un buon battitore, anche battitore a destra base. E infatti tocca alto la Juarez, ma rimane in diamante. Gasparotto va a eliminarla al volo. Smanicata questa. Due out. Prossimo battitore Lara Buila. Bussolengo che ha iniziato benissimo questa settima ripresa in difesa. E Hyland continua a inanellare strike out.
Primo strike per la lanciatrice americana contro la Rabuila. Secondo strike. E anche se arriva anche un secondo strike. Ha mostrato un buon spinto. Zero ball, due strike. Batte in foul Buila. Due strike, zero ball nel box, due out. Rischia un po' Busolengo nella parte destra dell'esterno. Sì, gioca molto corto Princess. Ma col terzo lancio. Un ball. Due eliminati, nessun corridore in base. Un'altra battuta in foul di Buila. In questa parte alta del settimo. Sierra Hyland inquadrata. Ottima prestazione, possiamo dire, in questa partita. È strike out. Ed è un altro strike out. Ed è l'undicesimo strike out della Hyland in questa partita. Vediamo se Busolengo eviterà il tie break. Oppure si continua. Nella settima ripresa proprio non c'è stata storia. Busolengo ha chiuso ogni possibile varco. Vediamo adesso Greta Cecchetti in pedana se riesce a mantenere la parità. Juarez inquadrata di schiena. Una valida per Bollate e tre per Busolengo in questa partita fino ad ora. Sarà il catcher di Busolengo, no? Valerio Bortolomai ad andare per prima la battuta. Ci aspettavamo una partita chiusa e così è stata. È decisa da episodi, come dicevamo, c'è stato il botta risposta di entrambe. Sì, a inizio partita praticamente, poi dopo qualche occasione qua e là, ma poi le difese e le pedane hanno retto comunque bene. Gestite benissimo. Ecco qua il Bollate nel cerchio, tutte prendono posizione. Parte bassa della settima ripresa. Valeria Bortolomai in pedana, scusate, nel box di battuta, Greta Cecchetti in pedana. Primo lancio, gira a vuoto, anzi in foul, scusate, Bortolomai. Cecchetti guadagna il primo strike. Non so se ripeterà il confronto precedente con molti cambi di velocità. Ball, il secondo lancio. Palla esterna. Primo cambio di velocità ed è uno strike, un ball e due strike. Velenosissimo questo cambio di Greta Cecchetti. Difficilmente Valerio domani lo rivedrà così al centro del piatto. Quarto lancio. Tocca sì. In diamante Bortolomai, ma viene eliminata per la via 4-3. Lara Cecchetti assiste in prima. E Bortolomai è il primo eliminato. In battuta Silvia Refrontolotto. Va Cecchetti col primo lancio. Swing a vuoto.
ed è il primo strike. E anche Greta Cecchetti non dimostra segni di cedimento, per cui si andrà a oltranza. Assolutamente in partita, Greta. È un ball questo secondo lancio. 1-1 il conteggio. Refrontolotto inquadrata. E uno swing a vuoto ancora. Due strike per Greta Cecchetti. Eccola inquadrata. È sicura di sé. Molto concentrata. E un altro strike out per Cecchetti, che sembra quasi in crescita nel proseguo della partita. Sì, sì, ancora più sicura. E anche questa ripresa, Bollate la inizia nel migliore dei modi, già con due eliminati su due battitori affrontati. Va adesso Ambra Collina nel box. Strike il primo lancio con una palla interna. È una palla brutta da battere, per cui è stata secondo me una buona scelta non andare allo swing. Gira vuoto Collina. Terzo lancio. Punteggio 1-1. È un ball. Terzo lancio. Un ball e due strike sul conto. Due eliminati, nessun corridore in base. 1-1 nella parte bassa della settima ripresa. Un altro eliminato vuol dire extra inning. Ball. Conteggio 2-2. Ambra Collina che si mette in posizione, parte Cecchetti col quinto lancio, gira vuoto, è il terzo out, eliminata al piatto Ambra Collina, si va agli extra inning dopo la fine della settima ripresa. E con un certo vantaggio per Bussolengo, ti dirò, perché mentre Bollate dovrà affrontare questo tie break con la parte bassa del line up, il Bussolengo riproporrà sicuramente in battuta Marta Gasparotto. Per questo ti dicevo prima l'importanza, quando tu pensi la partita sia stretta, giocata al punto con un punteggio molto basso, mettere i battitori più forti all'inizio dell'inizio, all'inizio ce li hai una ce volta li hai in più. Esatto, nella parte finale puoi ottenere un altro turno alla battuta. Tornano in campo le squadre, è ancora Sierra Hyland in pedana per il Bussolengo. Vediamo qui dalla nostra postazione, intanto inquadrato il manager Luigi Soldi che incita la propria squadra. Quindi andrà Lara Buila in seconda per il regolamento del tiebreak. Intanto Sierra Hyland continua i lanci di riscaldamento. E si inizia. Ecco Lara Buila che vediamo che va a piazzarsi in seconda base. Parte alta dell'ottava ripresa. Solitamente anche di qua arriva una smuozzata. E qua ti dico, devi un po' ragionarci, nel senso che Luigi Soldi sa che
ha il turno basso, per cui deve la sua conoscenza sui rispettivi giocatori, deve capire se portare il corridore in terza e il battitore successivo sia un bombantista per smorzare nuovamente e segnare almeno il punto del vantaggio. Così non fosse. Abbiamo Leonesio e Chiodaroli, che sono i successivi battitori. Quindi... Se così non fosse, andare a smorzare ora sarebbe inutile. Vediamo Leonesio intanto che ha preso. Il primo ball, poi è arrivato uno strike. 1-1 il conto. E penso che entri Zambelan nel ruolo di battitore disegnato. E fa il bunt Leonesio. Avanza il corridore in terza. Adesso sapremo se Zambelan è un abantista o meno. E infatti, come volevasi dimostrare, Zambelan in battuta. E qui vediamo al rallenti Chiodaroli, Buila, scusate, che arriva in terza base abbastanza comodamente. Un eliminato, Sara Zambelan nel box di battuta. Mostra il bunt ed è eliminato. E viene presa in trappola Lara Buila. È il secondo out. E qui viene vanificato il corridore del tie break. Adesso Bussolengo ha un grande vantaggio, se non altro per chiudere senza subire punti questa ripresa. Qui è stata più una gran giocata della difesa o il corridore? Ma diciamo che se erano squisi, il battitore è rimasto immobile con la mazza, non ha cercato in tutti i modi di colpire la palla, per cui se dobbiamo trovare una pecca è sul gesto tecnico del battitore. Come dicevo prima, ognuno conosce i propri giocatori, sa se sono in grado di fare una certa giocata o meno. Purtroppo tutti dovrebbero sapere fare il bunt, ma non è così. Nel mondo perfetto. E intanto Zambelan va sul conto di un ball e due strike. Ed è strike out. Chiude senza subire punti nel tie break il Bussolengo. E questo è un grosso vantaggio psicologico. Sì, penso che Bussolengo giocherà allo stesso modo, nel senso cercherà di fare il punto giocandolo, non lasciando ai battitori l'esito della partita, anche perché ricordiamoci che Marta Gasparotto è un grandissimo bantista, per cui sì, con lei poi, completo, può fare un po' di con tutto. Lei la difesa non può giocare tranquilla, non è sicura che gli fai bunt. Comunque ha fatto bene Luigi Soldi a tentare il tutto per tutto il primo lancio. Non è andata bene. Ottima prova del Bussolengo in difesa. Adesso si cambia campo, Bussolengo in attacco. Nella parte bassa dell'ottava ripresa. Anche Bussolengo cambia. Vediamo. Ci sarà Elisa Princic in battuta. L'ho sostituita. E invece, appunto, vedo. Dal numero Sidney 12, Brown, penso. Sidney Brown, che va a battere al posto di Princic. Lei è una bantista, di conseguenza. Per regola ci dovrebbe essere Ambra Collina in seconda, adesso verifichiamo se è sostituita lei. Da Lisa De Trombetti, sicuramente infatti, più veloce. Un corridore più veloce. E portando il corridore in terza, Luigi Soli potrebbe anche optare per dare la base intenzionale agli altri due battitori. Mostra subito il bunt, Sidney Brown.
sicuramente la tensione che Bollate adesso ha in difesa non è da poco. Non dico che siamo obbligati a far fare il bunt a Sidney Brown, ma quasi, perché darle la prima base non agevolerebbe il gioco difensivo. Intanto sono tra due ball. Ed è un bunt valido, eseguito benissimo, praticamente si è ha scavato una buca per terra la palla, si è fermata lì. Eccola qua, rivediamo, Leonesio non riesce a eliminare la Brown, che arriva salva in prima, e De Trombetti che corre in terza. Intanto c'è un piccolo conciliabolo, vediamo il manager Luigi Soldi che va a chiedere spiegazioni all'arbitro. Forse vorrebbe il foul sul bunt. Bisognerebbe un attimo rivedere, perché ma dalla nostra postazione onestamente non abbiamo... E adesso vediamo se ci sarà la giocata sorpresa con Marta Gasparotto, corridore in terza. Intanto rivediamo. Prima. No, no, valido tutti. Ma sembra valido. Sì, 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 a tutti gli effetti. Vediamo anche i piedi. No. Sì, non vediamo niente di strano. Quando in campo, nessuno eliminato. Corridore agli angoli. Grossa occasione per Bussolengo. Gasparotto in battuta. Penso che abbia semaforo verde Gasparotto, non ho visto segnali diversi. Dopo un bunt perfetto di Sidney Brown, adesso Gasparotto è chiamata comunque a mettere la palla in campo. Gli esterni giocano comunque troppo lunghi, perché mai più una volata permetterebbe l'auto a casa base. Dovrebbero giocare molto molto più corti, in modo da permettere, in caso di una volata corta, l'eliminazione a casa base. Così gli esterni così lunghi non servono assolutamente a niente, anche perché sì, basta pochissimo. E mette la palla in campo Gasparotto, arriva l'auto a casa su De Trombetti. Ottima giocata difensiva del Bollate, che elimina il corridore in terza. Ha rischiato e ha perso il corridore in terza. Per cui deve giocare sulla battuta valida. Vediamo De Trombetti che prova ad arrivare a casa, ma viene eliminata dal tocco del catcher. Ottima giocata del Bollate. E intanto vediamo Laura Vigna in battuta con un out, corridore in prima e seconda. Vediamo se forzerà il gioco. Non vide, sta rischiando una ruota, però non vedo il caso, avendo anche Myers dopo in battuta. Intanto arriva un ball sul secondo lancio, un ball uno strike su Laura Vigna. E diciamo che adesso veramente diventa difficile per Greta affrontare questi battitori. Ne è uscita la grande con Marta Gasparotto. Swing a vuoto di Vigna. E cerca la battuta della vittoria. Non va per il sottile girando la mazza così. Sì, questo qua era uno swing da cercare di mandarla veramente lontano. È una battuta in foul sul quarto lancio. Sì, avendo perso il corridore in terza, e devi comunque aspettarti la valida.
Vigna in posizione, un ball e due strike, gira ancora in foul. Ecco, il segno di poi è sempre facile parlare, però sfruttare due grandi bantisti col corridore in terza come Marta Gasparotto e Laura Vigna e zero eliminati forse sarebbe stata una scelta migliore, però forse sì, la corsa di Vigna... Trombetti forse è stata un po' avventata, però vabbè, battuta a destra, avendo visto la palla per terra, sì, era anche una battuta lenta, per cui è stata brava Lara Cecchietti, pronta nell'assistere a casa. Conto 2-2, Laura Vigna in battuta, un eliminato, corridore in prima e seconda, parte bassa dell'ottava ripresa e gira vuoto, è uno strike out, grande freddezza di Greta Cecchetti. Vediamo se opterà per la... E sono due eliminati. Per la base a Myers, rischiosa comunque. Intanto vediamo che c'è una visita. Probabilmente decideranno di giocare molto fuori dall'area dello Strangmeyers e puntare tutto su Giulia Longhi dopo. Quindi una base intenzionale mascherata, diciamo. Direi di sì. Myers che è comunque uno dei migliori battitori di Bussolengo. Sì. Eccola qua inquadrata, pronta ad andare nel box. Vediamo. Ah, proprio no. Neanche mascherata. No. Chiara e limpida. La maschera non l'hanno usata. Base intenzionale Myers. Basi piene, due out. E Giulia Longhi nel box. Non cambia assolutamente niente. Non deve entrare il punto tra Vittorio Bussolengo per Bollate. Gira in foul Longhi. Inquadrato il corridore in terza del Bussolengo. Greta Cecchetti, 0 ball e 1 strike. Va col secondo lancio, un'altra battuta in foul ed è il secondo strike. Grande vantaggio per la lanciatrice del Bollate. Molto decisa Giulia Longhi nel box, sta girando duro, sicuramente non pensa che lo strike out sia un problema, pensa a vincere la partita adesso. Rimette la palla in diamante, ah, c'è un'interferenza. Grave ed è il terzo errore di testa di Gasparotto, che passa davanti al difensore anziché girargli dietro, anche se tra virgolette era una facile eliminazione in prima. Sì, con la ribalzante. Battuta non era pericolosa, probabilmente Fama. E adesso al contrario passa un grande vantaggio per Bollate. Vediamo. Quindi out per regola. Grande vantaggio per Bollate invece, che a sua volta potrà riproporre la parte iniziale della in-up. Anche se passando dietro dici, beh, magari speriamo. Farà anche prima, d'accordo. Comunque devi sì, sempre prendere e tirare, vai a sapere. No, infatti dice, ma vai, almeno magari un errore ci poteva anche stare. Sono insomma, quegli errori che non fanno statistica, ma che sono molto più importanti di un errore di guanto, tra virgolette. Nulla di fatto anche nell'ottava ripresa, si va al nono inning. Io ti ho detto che ce ne volevano 9 oggi prima. Vabbè, dici che non è ancora ora di cena, per questo sono le 4:10. C'è tutto il tempo. Secondo inning di tie break. Punteggio variato 1-1. Con Bussolengo vediamo che ha battuto 4 valide. Bussolengo che schiera di nuovo Susanna Soldi in prima. E sempre Sierra Hyland in pedana di lancio.
sempre col senno di poi possiamo dire che la scelta di non smorzare col corridore in terza non è stata la più proficua. Decisamente. Vediamo Hyland che si riscalda. In battuta dovrebbe andare Laura Bigatton. In seconda Sara Kamisaska. Anche lei è un prodotto del vivaio bollatese. Sicuramente dalle gambe molto buone. Bigatton va di destro, per cui siamo sicuri e certi che farà un bunt di sacrificio. Un po' una stranezza, dai un vantaggio. Chi conosce un battitore del genere sai che quando va a destro ti fa il bunt, se no da mancino ti può fare una battuta in corsa, bunt sorpresa, ma a destra fa solo il bunt. Eccola qua, Laura Bigatton. Mentre il Bussolengo è nel cerchio della pedana a discutere un po'. Anche in questo caso vedremo se l'eventuale avanzamento in terza base di Kamisaska con l'eliminazione di Bigatton porterà Monvidas a scegliere di forzare il gioco dando... Intanto Sidney Brown torna in seconda con la maglia che va agli esterni. Ci sono stati appunto alcuni cambi difensivi nel Bussolengo. Forse non aveva dato il cambio nel corridore in seconda. Infatti nel play by play risulta ancora Zambelan. Qualche minuto di ritardo. Il manager Soldi sta parlando con l'arbitro. Qui Zambelan esce dalla partita in maniera definitiva. Anche questo era prevedibile in quanto Kamisaska è un corridore più esatto. Pronti a cominciare con la nona ripresa. E vedremo questo tentativo di smorzata se porterà all'avanzamento. Mostra il bunt. E naturalmente Sarah Hyland lancerà molto alto proprio per rendere difficoltosa l'esecuzione della smorzata e cercare di eliminare al volo per mantenere il corridore in seconda. Arriva uno strike sul secondo lancio. Deve essere più decisa Laura Bigatton nel voler mettere a terra questo sacrificio. Giudicato alto. Incassa anche questo lancio. Due ball e uno strike. Una buona palla era questa per sacrificarsi. E va in foul questo tentativo. Vediamo se tenterà anche con due strike il bunt o se la manderà nel box da mancino. No, tenta ancora il bunt di sacrificio, anche con due strike. Molto rischiosa. È eliminata. Il rischio non ha pagato. Eliminata Laura Bigatton, quindi corridore rimane in seconda con un eliminato. Vediamo se opteranno per la base intenzionale a fama adesso. O se rischieranno. È un altro turno che non sfruttato proprio dov'era. No, viene giocata. Primo strike per Hyland su Amanda Fama. Va lunga Amanda Fama, non abbastanza, eliminata al volo.
corridore che rimane in seconda. È un bunt di Bigaton, avrebbe consentito al Bollate di passare in vantaggio con questa volata. Invece con due eliminati sarà necessaria la valida di Lara Cecchetti. Eccola qua Lara Cecchetti in battuta, due eliminati e corridore sempre in seconda. Strike il primo lancio. Ball 1-1. Sara Kasmisaska come corridore in seconda, due eliminati, nono inning. È importante per Highland giocare il tutto per tutto contro Cecchetti. Dovrebbe se no affrontare Gudacre come ultimo battitore con i corridori in prima e seconda. Due ball, uno strike. Gira vuoto Lara Cecchetti. Conto pari. Tre ball e due strike, conto pieno. Sicuramente non vuole concedere la valida su ball, ma naturalmente neanche la valida, per cui giocherà sul filo. E va strike out Lara Cecchetti. E diciamo che anche Bussolengo esce alla grande da una situazione che poteva essere compromettente. Sì, due tie break in difesa giocati molto bene. Bollate forse poteva sfruttare un po' meglio. Sì, ha tentato tutto per tutto con Bigaton, però ripeto, non è facile smorzare la palla, soprattutto con lanciatori che lavorano con il Rice, però un giocatore da finale dovrebbe saperlo fare. Comunque, tant'è, torna in difesa Bollate, in attacco Bussolengo, con in teoria Sierra Hyland nel turno di battuta e Giulia Longhi dovrebbe essere piazzata in seconda, però poi vedremo se ci saranno dei cambi. Sicuramente se non è mai stata sostituita opteranno per un pinch runner, anche perché hanno un marrone in panchina, per cui potrebbe essere lei. E infatti c'è un coach del Bussolengo che va dall'arbitro. E difatti il marrone che... Marrone in seconda, mentre la Hyland invece va nel box di battuta confermata. Anche qua la scelta invece diventa un po' più difficile rispetto al tie break precedente. Sacrificare Hyland per portare in terza il corridore o lasciare il semaforo verde a lei e Bortolomai per tentare il punto con la battuta valida. Diciamo che le due opzioni potrebbero essere identiche. Vediamo Hyland come si comporterà in battuta, che istruzioni ha ricevuto. E mostra il bunt e fa il bunt. Bunt di sacrificio, classico. Marrone in terza con un eliminato. Ecco in battuta Valerio Bortolomai, che è anche un buon bantista. Corridore in terza. Ecco qua l'azione a replay. Vediamo Lara Cecchetti che riceve l'assistenza. Gli esterni chiudono un po' di più adesso. Anche il diamante è molto corto. Vediamo Bortolomai. Gira. Swing a vuoto. Primo strike. S-
semaforo verde anche per Valeria Bortolomai. E adesso invece esegue il bunt, corre a casa, è salva Fabrizio Marone, segna il punto della vittoria. Bussolengo vince gara 2 al nono inning, al tie break. Mostra in ritardo il bunt Valeria, una bellissima esecuzione. Rivediamo. Anche su una palla non facile. Era una palla abbastanza esterna, è riuscita ad andarla a prendere. E qui vediamo Fabrizio Marrone che arriva salva a casa base e urla la propria soddisfazione, la propria gioia. Eccola qui in scivolata. Bunt decisivo di Valeria Bortolomai. L'arbitro non ha esitazioni, chiamare salvo. Beh, una vittoria che rende più interessante il proseguio di queste finali. Sì, una vittoria sudatissima perché dopo 9 riprese. Due grandi squadre in campo e due ottime difese. Bellissima partita. Speriamo che la prossima settimana lo spettacolo continui. Tanto le squadre vanno a salutarsi come consuetudine in campo. Sarà più facile arrivare a gara 5 a questo punto? Vedremo, sì. Dipenderà molto dal comportamento di Comar in pedana la prossima settimana, perché diciamo non ha reso vita difficile a Bollate. Una Greta Cecchetti che subisce la prima sconfitta, però dai, diciamo che ci sono le stesse probabilità. Beh, insomma, un bilancio di queste due partite, quindi Diciamo che Bollate ha dimostrato di essere sicuramente più pronto in pedana di lancio. Bussolengo dovrà recuperare una Veronica Comar che si è dimostrata in questa situazione qua più presente. Logicamente non sarà facile contro Sara Poli. Greta Cecchetti dovrà dal canto suo recuperare l'amarezza di questa sconfitta. Bene, con le squadre in campo che si stanno salutando e adesso effettueranno il consueto defaticamento, possiamo chiudere e dare l'appuntamento la prossima settimana, sabato prossimo, sul campo di Bollate per sicuramente gara 3 e gara 4, eventualmente gara 5 domenica mattina. Da Davide Bertoncini per la Federazione Italiana Baseball è tutto. Da Federico Pezzolini, un grazie a tutti gli spettatori. Buona serata a tutti.